Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il primo video dei tutti i video che farò sul mio canale Q&A, ovvero il video in cui rispondo alle domande che voi mi fate su Ask, su Facebook o anche su YouTube. Quindi iniziamo subito. Iniziamo con la prima domanda, giusto per curiosità, Emma, quali sono le componenti nel tuo PC? Quali PC allora? Perché io per montare video uso un MacBook Pro che è della nostra famiglia, perché imparo la nostra famiglia, a me, mio fratello, mio papà, e da, è un Intel Core i5, 8 GB di RAM e scheda grafica dedicata da 1 GB Nvidia. Io come computer ho un Toshiba che guarda lì perché lì e ha un processore schifoso, un i3 da 1,9 GHz, ha una scheda grafica integrata, quindi non lo uso per editare video. Sì, magari qualche lavoretto con Photoshop lo faccio, però video proprio non li edito con quello perché non ci metterei tantissimo. Due, io uso Final Cut per editare video, quindi non essendo un computer Mac non posso editare video. Terza cosa, tra un po', se tu che mi hai fatto questa domanda mi segui su Facebook, sai che comprerò un Mac Mini, perché così al posto che chiedere sempre un prestito il computer ai miei genitori, oltre ad editarlo io, poi ha come processore un i7, costa la metà di un iMac. Poi voglio onestamente un canale Apple, vorrei anche avere un computer Apple. Quindi questi sono i miei tre computer. Dato che credo di aver capito che te ne intendi di informatica, che ne pensi di fare un video anche sul PC, esempio sulle varie componenti hardware e tanto altro? Se un consiglio. A me assemblare computer è sempre piaciuto, nel senso mi piace proprio scegliere i componenti, farmeli arrivare, proprio esserli dedicati a per un po' a selezionarli, poi metterli insieme, mi piace. Ne ho già assemblati un po', come recensirli sul mio canale non saprei, perché io ho già fatto un paio di computer Windows. Magari potrei un domani, se magari farei un Hackintosh, ovvero un computer con cui gira Mac, magari potrei fare con voi assemblazione, nel senso assemblaggio dei computer. Però recensire proprio i pezzi uno per uno non lo so, uno perché dovrei spendere un sacco di soldi per comprarli poi, e poi non mi servirebbero, due perché è proprio, beh, se non è una cosa che riguarda Apple proprio. Un altro utente ci scrive: che ne pensi di Hackintosh? Visto l'andamento dell'iMac e PC più in generale, cioè nel senso che costano tanto, mentre un PC normale puoi avere il Mac perfettamente funzionante. Non ho capito come ha scritto, però penso di aver capito ciò che intende, nel senso è meglio farsi un computer e poi installarci Mac, cioè fare un Hackintosh, oppure comprare un computer Apple. Spero di aver risposto alla tua domanda. Io, valutando nell'acquisto del Mac Mini che devo fare, avevo proprio optato per farmi un computer che fosse molto il doppio o se non il triplo più potente del Mac Mini che andrò a comprare, però nel senso ho valutato, perché io ho già fatto alcuni Hackintosh e non mi sono trovato tanto bene nel fatto dell'aggiornare software, perché io ho fatto un Hackintosh con Mountain Lion molto potente, aveva un i7 con processore, scheda grafica, una scheda grafica da 2 giga, però funzionava tutto alla perfezione. Però quando poi è uscito Mavericks non potevo più aggiornare, o meglio potevo aggiornare ma nel senso non riuscivo ad aggiornare completamente, magari non funzionava tutto, non c'era appena supporto, e poi c'erano un sacco di errori nell'installazione, quindi mi sono rifiutato. Quindi fare un Hackintosh secondo me è una bellissima idea, perché risparmi un sacco di soldi e con la metà del prezzo di un Mac ti fai un Mac equivalente. Però nel senso nell'aggiornamento è un po' difficile nell'aggiornare, perché
perché magari non tutti i componenti, non tutte le schede madri sono, o anche i componenti singoli sono compatibili con il sistema operativo che uscirà, detto che Apple non è come Windows che rilascia proprio i componenti che ci vogliono, i requisiti minimi si chiamano, per fare un computer, perché non sarebbe neanche legale installare Mac su una macchina non Apple, quindi è sempre un po' difficile. Altre due domande che si collegano tra loro: come mi sono ostinato e se qualcuno mi ha preso in giro oltre che oltre che fuori da YouTube. Intanto su YouTube nessuno mi ha mai preso in giro, anzi mi ha fatto tutti i complimenti per la mia grinta, grazie. Poi fuori sì, vabbè, mi ho preso in giro, però vabbè, ho mandato quel paese con le persone, mi sono fatto nuove amicizie. Come mi sono ostinato? Vabbè, era il 7 settembre 2012, 9:30, stavo facendo bollire la tisana, qualcosa, la camomilla, stavo facendo bollire e aspettando che bolliva ho avuto la geniale idea di prendere una foglia verde ed incendiarla. Non chiedetemi perché ho voluto farlo, non lo so, comunque ho fatto così, non si incendiava, allora ho spostato la foglia, ci ho messo l'alcol sopra, ho appoggiato l'alcol, ho messo la foglia sul fuoco. Fatto sta che c'è stato un ritorno di fiamme, andato contro la bottiglietta è esplosa e mi sono ustionato. Sono stato ricoverato un mese in terapia intensiva, poi un mese in centro grandi ustionati e il mese successivo sono andato a casa, ovvero novembre, poi sono ritornato a scuola a ottobre. E basta, questa è la mia storia. Un'altra domanda da un altro utente: PC da gaming, quale caratteristiche? Dato che non sono un ragazzo che sa a memoria tutte le schede madre di GPU, CPU al mondo, e dato che non so quale fascia di prezzo hai, non posso risponderti molto ampiamente. PC da gaming degno di essere chiamato tale devi spendere almeno 600-700 euro minimo, poi puoi spendere anche di meno, ma non avrai delle caratteristiche di un PC che costa così. Come processore, così io ti direi un i5, che c'è, non mi ricordo quale tipo di i5, ma c'è comunque un i5 fatto apposta per il gaming, quindi usa quello. Ma comunque contattami su Facebook, perché non so proprio i link precisi per farlo, te lo posso dire così, non posso dirti proprio dove acquistarlo così, quindi un processore i5 basta, avanza, poi dipende anche 3 GHz e mezzo va bene, poi RAM io direi 8 GB, che tanto male non fanno. Come GPU almeno un 2 GB di CPU, di GPU esterna, quindi poi vabbè, come ti ho detto, contattami che ti parlo meglio, perché così proprio non è che ti posso rispondere ampiamente, di dire la tua fascia di prezzo, a che giochi devi giocare, che così troviamo una via di mezzo. Un altro utente mi scrive: che cosa ti spinge a preferire Apple a Samsung? E un altro dice: cosa ti spinge a comprare un dispositivo Apple? Come vedi, ho un iPhone da comprare un Mac, quindi mi piacciono i dispositivi Apple. Ho un canale che si chiama Apple G, quindi io preferisco i dispositivi Apple rispetto agli altri, soprattutto per il design che hanno, perché diciamolo, come hardware un iPhone non potrà mai avere a che fare con gli altri dispositivi. Per esempio l'iPhone 6 ha un hardware nettamente inferiore rispetto al dispositivo OnePlus One, quindi non tanto per l'hardware ma per proprio lo studio sia dei materiali, del design, ma soprattutto anche per il software, perché con un giga di RAM il mio iPhone 5S riesce a girare benissimo senza il minimo lag. Invece provare a mettere un giga di RAM su un Samsung lagga proprio appena acceso, quindi proprio lo studio sia dei materiali, del software, poi il software è veramente collegato tra i diversi dispositivi. Per esempio, se faccio una foto con il mio iPhone sul mio altro iPhone viene vista con Samsung e Android, è impossibile fare una roba del genere. Poi proprio l'ecosistema Apple che mi piace.
Bene ragazzi, siamo già arrivati a più di 10 minuti, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso fatemelo sapere con un mi piace, commentate, condividete con questo video. In descrizione come sempre vi lascio il mio link del mio profilo Facebook, del mio profilo Ask, dove mi potrete fare le domande per il prossimo Fuck Time. Grazie per la visione, ciao a tutti!